€1.000 a persona per l'ultimo dell'anno a Modena, all'Osteria Francescana di Massimo Bottura, 3 stelle Michelin, 3 volte il miglior ristorante al mondo e rappresentante della cucina italiana nel mondo. Quindi questa è la sua proposta e ho letto la notizia stamattina, mi sono soffermato sotto a leggere tutti i commenti, volevo parlarne un po' con voi e fare alcune riflessioni. Di base i commenti erano molto indignati. Alcuni punti che sono stati sollevati è: uno, in questo periodo di crisi far pagare, di Covid, di crisi in generale, crisi anche economica, far pagare €1.000 per una cena è una cosa vergognosa, quindi ci si dovrebbe vergognare, è una proposta assolutamente indecente. Secondo punto, €1.000 rappresentano la tredicesima di un operaio, quindi è assurdo spenderle in una cena per uscire magari neanche sazi, perché c'è questa idea di Noël così, a parte che sono 10 portate, che andranno a ripercorrere gusti prendendo spunti da tutto il mondo, quindi un viaggio veramente che parte da Modena e tocca diversi continenti, anche tocca tutto il mondo, più 8 calici di vini, ovviamente vini abbinati, menù di degustazione, eccetera. L'altro commento ovviamente immancabile: si mangia di più e meglio da mia nonna, eccetera eccetera, sempre su questa falsa riga. E vedevo che le persone erano proprio arrabbiate, indignate da tutto questo, e volevo fare con voi alcune riflessioni in merito, ma sentire anche la vostra, cioè che ne pensate di questa notiziona assurda, che sembra veramente assurda, però a me sembra in realtà abbastanza normale. Allora, il problema di base è che qua pochi hanno realmente capito di quale bene stiamo parlando, nel senso che si parla di €1.000 per una cena di Capodanno, ma realmente quello che Bottura offre non è una cena di Capodanno, assolutamente. Quello che Bottura offre è un'esperienza culinaria, che è un bene totalmente diverso. Non si parla quasi di ristorazione, è proprio tutta un'altra tipologia di bene, tutta un'altra tipologia di mercato e soprattutto tutta un'altra tipologia di clienti. Quindi dire che rappresenta la tredicesima di un operaio, magari, non ha realmente senso, perché non è quello il target di clientela a cui ci si rivolge. Quindi partiamo da questo discorso della clientela. Vi faccio due esempi. Il primo esempio è un ragazzo che da quando aveva 16 anni ha la passione in generale per la cucina, ma si impegna, studia tanto. Studia, eccelle, è bravissimo, frequenta l'università, finisce in poco tempo l'università, trova lavoro all'estero, si impegna tantissimo e prima dei 30 anni è un manager e in questo momento, sposato con la sua compagna, guadagna un €50.000 al mese, che non è uno stipendio altissimo per certi livelli, quindi lui guadagna €50.000 al mese, vive all'estero, decide di tornare nell'Emilia in generale, dove ha famiglia, con sua moglie, e vuole passare l'ultimo dell'anno facendo una stupenda cena e godendosi quella che è la sua passione, la gastronomia, che lui sa apprezzare. Ora, con uno stipendio di €50.000 al mese, decide di investirne 1.000 per lui, 1.000 per sua moglie e fare questa super esperienza e godersela appieno. Quindi è sicuramente uno scenario che non è privo di senso. Altro scenario invece, quello di uno chef in gamba, cioè la sua attività è avviata, anche lui guadagna un pacco di soldi, magari un po' di meno, lo so, però decide di andare a questo cenone da Bottura perché per lui questo menù degustazione rappresenta un investimento per imparare, per analizzare il cibo, per analizzare le accoppiate con il vino, vedere anche la presentazione, vedere il locale, eccetera. Quindi sono €1.000 investiti per la propria formazione personale, perché lui, anche a dispetto della persona che è semplicemente un appassionato, riesce a cogliere quello che c'è dietro, riesce non soltanto a degustare, quindi capire se è buono o meno il cibo, ma capire l'abbinamento, capire le combinazioni che sono state fatte, eccetera eccetera. Poi non sono assolutamente un mago in questo e non sono assolutamente un esperto, quindi chi è più esperto di me mi corregga e dica la sua nei commenti. O se vogliamo anche un altro caso di un edicolante che non fuma, non ha particolari hobby costosi, ha un cellulare modesto, quindi non spende €1.000 per un iPhone X, non va tutte le sere fuori a cena, decide di risparmiare, ma ha una grandissima passione per la cucina, per la degustazione, cucina tantissimo in casa, si sbizzarrisce, e per lui mettere quei €1.000 da parte per spenderli, avere un'esperienza culinaria da Bottura, è sicuramente un gioco che vale la candela, ok? Quindi, come vedete, in tutti questi casi, esempi, ce ne sono veramente tantissimi, non stiamo parlando di andare a fare il cenone di Capodanno, ma andare a fare un'esperienza totalmente diversa, che
1000 euro può benissimo valerli. Quindi primo discorso, perché critica e si indigna per questa tipologia di offerta, è che non si capisce qual è il bene oggetto, che non è il bene di un cenone, non è la ristorazione, ma è un altro settore, un altro mercato, un'altra tipologia di beni. Secondo punto, se vogliamo metterla da un punto di vista economico, perché poi una critica che è stata fatta molto spesso riguarda l'economia, è vergognoso che si paghi 1000 euro come se fossero soldi buttati. Allora cerchiamo di capire, 1000 euro innanzitutto può starci che 1000 euro sono il nome, ma non è tanto il nome Bottura. Come abbiamo visto, 1000 euro sono dati dalla creatività, ok, dall'esperienza, dalla formazione, dall'esperienza che si può dare, che è unica, ok, non è soltanto il nome Bottura, è che questo tipo di esperienza non puoi averla in altro modo, quindi è un bene in qualche modo unico, e quindi questo crea un plus valore veramente veramente importante. Però al di là di questo, ok, immaginiamo un 100 coperti, entrano 100.000 euro in una sola serata, ok, parte di questi se ne vanno logicamente nelle spese. Ora, di questi Massimo guadagna un tot, ok, che è minimo rispetto a quello che realmente guadagna, ok? È veramente nulla, quindi non è questa serata che gli va a cambiare la vita. Faccio la serata a 1000 euro e divento ricco, un paccato di soldi, fatta, andato, mi sistemo per tutta la vita. Assolutamente no, anche perché le stesse attività che porta chiedono e richiedono un circolo di soldi, un investimento continuo veramente molto molto importante. Però al di là di questo c'è un guadagno sicuramente molto importante che Bottura va a spendere in altre attività, in altre tipologie di investimenti suoi personali o per la sua attività. Per esempio apre ristorazioni per la Caritas, che sono state le ristorazioni dei servizi che sono stati attivi durante il periodo di Covid, però senza scendere nella filantropia, semplicemente reinveste questi soldi, tra cui investe parte nel personale, personale specializzato, comunque camerieri di un certo livello, sommelier di un certo livello, che magari guadagnano tanto, ed è una cosa che fa rabbia perché guadagnano tanto semplicemente per fare cameriere una serata, però magari sono arrivati a quel punto perché in qualche modo si sono fatti il culo per arrivare a quel punto, perché c'è un motivo per cui sono stati scelti loro, e queste persone vanno a spendere questi soldi in altre attività e magari vanno dal, cerchiamo di vederla da un punto di vista di economia molto molto ristretta, ok, modello super semplificato per i bambini, vanno dall'edicolante che è andato alla serata di Bottura e decidono di abbonarsi a una rivista in più perché hanno guadagnato un po' più di soldini. Quindi un modello di un'economia keynesiana in qualche modo, in cui comunque finché l'economia va, finché l'economia gira in diversi settori di mercato, è un qualcosa di positivo perché c'è un ricircolo di denaro, c'è un incentivo alle persone a spendere, ok? Quindi modello economia keynesiana base. E vediamola da un altro punto di vista ancora, ultimo, ossia il fatto che Bottura vada a chiedere 1000 euro per un cenone di Capodanno, che di nuovo non è un cenone di Capodanno ma è un'esperienza, o comunque di media sia su standard questa tipologia di ristoranti, siano su standard di 400, 500, anche 600, 700 dollari, euro, pound per una serata, per un menù di degustazione di una serata qualsiasi, porta molti chef a investire in se stessi, in loro stessi, in locali, porta molti imprenditori a investire nel settore perché c'è un buon margine di profitto a certi livelli. Quindi sostanzialmente è un determinato settore di mercato, c'è la possibilità di arrivare a certi livelli e questo incentiva gli investimenti. Di nuovo si crea un ricircolo monetario, una economia che gira, un'economia che florida, perché la cosa peggiore in ambito economico è che ci sia un'economia stantia in cui le persone tendono a risparmiare, investono poco e tutti i settori ovviamente vanno pian piano a morire. Quindi sostanzialmente 1000 euro, giusti, sbagliati che siano, non lo so, ditemi la vostra, il vostro pensiero, vi ho dato un angolo di prospettiva un po' diverso, qualche riflessione in merito, è un video un po' diverso dal solito, però non lo so, voglio sentire un po' la vostra perché oggi leggendo i commenti mi è salita rabbia, ho detto va, accendo la camera e faccio un video al volo e ne parlo un po' col mio pubblico e voglio vedere che cosa ne pensano. Quindi scrivete qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.